Il confine è spesso sottile, a volte appena percettibile, tra la verità e la finzione che circonda il wrestling, spesso ci inganna. E porta a pensare che questi atleti, autentici superuomini, capaci di risorgere dalle proprie ceneri, di inventarsi una nuova vita, una nuova identità, di rinascere sul ring dopo essere stati dichiarati morti e sepolti, siano davvero indistruttibili. In realtà non è così. E infatti a volte la finzione è più bella. Io sinceramente lo penso davvero. Il wrestling riesce a chiudere fuori dalla porta di casa mia, anche solo per pochi minuti, tutte le cose orrende di questa vita. E di fronte a una realtà virtuale che offende l'intelligenza, a un reality show che la TV mi propina dietro ogni angolo, io preferisco i cartoni animati, l'Uomo Ragno e Babbo Natale. Mi auguro di restare così per tutta la vita, perché a un uomo finto che gioca a sembrare vero, e purtroppo ne siamo circondati, preferisco un uomo vero che gioca a fare il finto, che mi costringe a uscire allo scoperto, a mettermi in gioco, a inventare il mio ruolo. Eddie Guerrero ha avuto una vita difficile, molto difficile. Non era un santo e neppure un eroe. Niente agiografie per lui, neppure ora che ci ha lasciato. Ma ha avuto il coraggio di affrontare i suoi fantasmi, spesso anche nel modo sbagliato, di provare a sconfiggerli. I fantasmi erano stati in passato la dipendenza da sostanze che uccidono e una malattia maledetta, la depressione. Chissà di cosa sto parlando lo può testimoniare, la depressione è una bestia orrenda, ti logora, ti corrode, ti toglie ogni certezza, finisce per annullarti, ti porta a pensare che una fine immediata sia più opportuna di un'esistenza lenta e sofferta. A suo modo Eddie è stato un simbolo, quasi morto e tornato a volare, abbandonato a se stesso e tornato a farci sognare, a imbestialirci quando giocava a fare il cattivo e a farci sorridere quando piegava il suo sorriso in un ghigno beffardo, per diventare di nuovo l'amico buono e sbruffone. Eddie era il compagno dell'ultimo banco, sempre in ritardo, mai preparato, quello che ci insegnava a falsificare la firma di mamma e papà per marinare. Era la pecora nera della famiglia, il cugino che per primo ha fumato e che a scuola è stato sospeso. Eddie interpretava quel fantastico istrione del quale non si può fare a meno quando lo spettacolo langue e che da solo, anche camminando, fa sua la scena perché nessuno era in grado di camminare come lui. Il mio massimo rispetto per un artista del genere potrebbe non bastare, perché dietro l'artista, sorridente, sguaiato, sempre eccessivo, c'era l'uomo, con tutte le sue angosce, con tutte le sue debolezze, che poi sono le mie, le vostre. Eddie lo ricorderò sempre perché mi ha insegnato a volare dopo che si è caduti pesantemente, a rialzarmi dopo che il mondo ti ha voltato le spalle. Non mi importa come è morto, per me non fa molta differenza e soprattutto non mi interessa come diranno che è morto o quello che la gente penserà del suo passato che purtroppo oggi fa ancora più notizia del suo presente e cancella il rispetto. Sociologi, psicologi, educatori, dall'alto di un trono che onestamente non so chi e perché gli abbia messo sotto il sedere, pontificheranno su educazione, valori e faranno a gara a conquistare un iscritto di più al movimento delle menti indifese. Lasciamoli parlare i soloni e i tutologi. Io penso a quel ghigno, a quell'uomo, ai suoi voli e alle sue debolezze, al suo immenso talento. Le voci non le sento neanche, le orecchie sono chiuse dal dolore. Mi interessa che quel compagno dell'ultimo banco non c'è più e mi manca già. Ad Ancona avrei dovuto incontrarlo e domenica stavo preparando le domande da fargli. Una doveva essere: quanto è bella la luce dei riflettori dopo che si è toccato il fondo e il buio. Mi avrebbe risposto forse ironicamente o con un mezzo sorriso o magari non mi avrebbe detto nulla. Ma ora che si gode lo show dal palco d'onore del bordo ring, Eddie, ti sono vicino e sono io a dirti grazie. Riposa in pace e goditi lo spettacolo, mica amaro.